Una vigilia di Pasqua di mobilitazione per i lavoratori della grande distribuzione in provincia di Lucca. CGIL, CISL e UIL hanno infatti proclamato 24 ore di sciopero per tutta la giornata di sabato 30 marzo. L'astensione dal lavoro per l'intero turno giornaliero riguarda tutto il personale dipendente delle imprese che applicano il contratto nazionale della distribuzione moderna organizzata Feder Distribuzione, alla quale aderiscono la maggior parte dei supermercati presenti sul territorio. Sulla piana sono previsti dei flash mob dalle 10 alle 12 presso il Carrefour di Lucca e l'Esselunga di Porcari. Lo sciopero è stato deciso dopo un tavolo di confronto nazionale chiuso mercoledì mattina, al termine di una trattativa fiume addirittura di 17 ore, con Feder Distribuzione, che resta l'unica associazione datoriale del settore a non aver ancora rinnovato il contratto collettivo. In sostanza, l'accusa dei sindacati è di introdurre, in cambio di un aumento salariale non ancora definito, una precarizzazione dei lavoratori attraverso l'abbassamento dei livelli di inquadramento. Condizioni inaccettabili per i segretari provinciali di categoria di CGIL, CISL e UIL, per un settore ritenuto già fortemente precario, che vede nella forza lavoro il 65% di donne. Sciopero immotivato e irresponsabile, secondo Feder Distribuzione, che fa sapere di aver deciso di riconoscere ai propri lavoratori un aumento di 70 euro lordi a decorrere dal prossimo mese di aprile, a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali. Mantenendo l'auspicio, si legge nella nota, che le organizzazioni sindacali possano tornare quanto prima al tavolo negoziale, con l'obiettivo comune di giungere al rinnovo contrattuale.